Il presidente Donald Trump avrebbe offerto al vice ammiraglio in pensione Robert Harvard di sostituire Michael Flynn come consigliere per la sicurezza nazionale. Lo riporta politico. Harvard è stato membro del Consiglio nazionale per la sicurezza di George W Bush con la responsabilità dell'antiterrorismo. Attualmente è uno dei top manager della Lockheed Martin. Nel frattempo Andrew Putler, nominato come segretario al lavoro, ha deciso di ritirarsi. Non avrebbe goduto del sufficiente sostegno dei repubblicani per la conferma in Senato. Flynn era la pietra angolare dell'amministrazione Trump. Ora che Flynn è stato battuto, non è rimasta alcuna politica estera di Trump. Ma soprattutto, accettando le dimissioni di Flynn, Trump ha dimostrato di non essere in grado di difendere né la sua squadra né il suo elettorato. L'effetto domino è assicurato. Infatti, non sono sufficienti i tweet del presidente per placare i mass media. La fuga di notizie, anche su informazioni sensibili, è stata un grande problema a Washington per molti anni. Il fallimento della New York Times e gli altri si devono scusare, scrive Trump. Ma il Guardian ribatte, informando che la Deutsche Bank avrebbe avviato un'inchiesta interna sui conti personali del presidente americano per evidenziare eventuali tracce di connessioni con la Russia. In particolar modo è il Wall Street Journal a innescare un'ennesima escalation nello scontro tra Donald Trump e i servizi segreti americani, che non riferirebbero al Presidente dettagli importanti di informazioni di intelligence, come per esempio le fonti o il modo in cui sono state ottenute, nel timore che possono essere compromesse. Chi sarà dunque ora la prossima vittima sacrificale dell'amministrazione Trump? Il New York Times, citando fonti anonime del Pentagono, ci informa che la Russia avrebbe schierato missili da crociera a terra in violazione del trattato Intermediate Range Nuclear Force Treaty, firmato Washington da Reagan e da Gorbachev nel 1987. Secondo il quotidiano, già l'amministrazione Obama nel 2014 aveva intimato alla Russia di non continuare a testare questo nuovo missile, denominato SSC-X-8. Ora, secondo le fonti anonime citate, la Russia avrebbe schierato ben due battaglioni operativi che dispongono di quest'arma. Uno si troverebbe nel poligono di Kasputinjar vicino Volgograd, e l'altro sarebbe stato spostato nello sconfinato spazio della Federazione Russa. Ma non è stato chiarito dove precisamente si localizzi. L'accusa della violazione del trattato INF è molto grave. Ricordiamo infatti che questo trattato pose fine alla cosiddetta crisi degli euromissili tra Unione Sovietica e NATO. I missili da crociera a medio raggio sono tra i più pericolosi perché, una volta lanciati, danno pochissimi minuti al paese bersaglio per organizzare una risposta. Questo può comportare uno stato di perenne tensione e rischio di un errore, nel caso che un paese ritenga di esserne bersaglio. L'eventuale denuncia del trattato sarebbe un passo gravissimo, che ci riporterebbe ai momenti più bui della Guerra Fredda. Forse le fonti del New York Times, che anonimamente hanno lanciato l'accusa, vogliono proprio questo. E anche le dimissioni del generale Flynn, consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, stanno ad indicare che il partito antirusso a Washington sta vincendo. Alla riunione del Consiglio nord-atlantico apertasi ieri a Bruxelles, la ministra Pinotti e gli altri ministri europei della difesa hanno tirato un sospiro di sollievo. La NATO non è obsoleta. Come aveva detto il presidente Trump. Nella sua prima dichiarazione ufficiale ieri a Bruxelles, il nuovo segretario statunitense della difesa, Jim Mattis, ha assicurato che la NATO resta la base fondamentale per gli Stati Uniti. Negli ultimi vent'anni, ha sottolineato Mattis, la NATO si è trasformata, ha infatti inglobato tutti i paesi dell'ex patto di Varsavia, tre dell'ex Unione Sovietica e tre dell'ex Jugoslavia. Ma deve continuare a trasformarsi per adattarsi a ciò che è avvenuto nel 2014 anno di svolta in cui le nostre speranze di una qualche partnership con la Russia si sono dimostrate infruttuose. A riprova di ciò il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha confermato che truppe ed equipaggiamenti statunitensi stanno arrivando in Polonia e nei paesi baltici. Allo stesso tempo, la Nato potenzia il fronte meridionale con un nuovo hub per il sud, presso il nostro comando della Forza congiunta a Napoli costituirà la base operativa per la proiezione di forze terrestri, aeree e navali in una regione dei contorni indefiniti, comprendente Nord Africa e Medio Oriente, ma anche aree al di là di queste. È disponibile per tali operazioni la forza di risposta della NATO aumentata a 40.000 uomini, in particolare la sua forza di punta ad altissima prontezza operativa, che potrà essere proiettata in 48 ore, ovunque e in qualsiasi momento. Il nuovo hub per il sud sarà agli ordini della guerrita ammiraglia statunitense Michelle Howard, che oltre ad essere a capo del Comando NATO è comandante delle Forze Navali USA per l'Europa e delle Forze Navali USA per l'Africa. Quindi anche il nuovo hub per il sud rientrerà nella catena di comando del Pentagono. Aumenterà la disoccupazione, ma almeno avremo la soddisfazione di avere a Napoli il nuovo hub per il sud. Sarò felice con quello che piacerà a entrambe le parti. Mi va benissimo l'una o l'altra scelta. Con questa frase del presidente Donald Trump nasce una nuova era nelle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti d'America e Israele. E se i palestinesi non gioiscono, un duro monito proviene anche da Teheran. L'arsenale nucleare di Israele rappresenta la più grande minaccia alla pace e alla stabilità del Medio Oriente e del mondo. Questa è la risposta della Repubblica Islamica a Donald Trump che nell'incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso che gli Stati Uniti difenderanno lo Stato ebraico dalla minaccia nucleare iraniana. Per Teheran le parole di Trump e Netanyahu sarebbero prive di senso perché vengono ripetute da un regime sionista che non rispetta le leggi internazionali e possiede centinaia di testate nel suo arsenale atomico. La Casa Bianca discute la creazione di un'alleanza militare contro l'Iran. Tra i suoi membri, scrive il Wall Street Journal, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto e Giordania. Stati Uniti e Israele invece si limiterebbero a fornire dall'esterno sostegno militare e dati dell'intelligence. Il regolamento dell'alleanza potrebbe contenere una clausola di difesa reciproca simile a quella della NATO. Ma per Riyadh e Abu Dhabi Israele è un partner scomodo. In cambio della propria collaborazione, avrebbero esortato la Casa Bianca ad abrogare il giasta. La legge che consente ai parenti delle vittime dell'11 settembre di fare causa ai paesi sponsor del terrorismo. Inoltre avrebbero chiesto a Israele di interrompere la costruzione di insediamenti in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Nel paese delle lungaggini parlamentari, mercoledì 15 febbraio, proprio nell'anniversario della condanna a morte di Giordano Bruno, è stato presentato un disegno di legge contro le cosiddette fake news. La prima firmataria è Adele Gambaro del gruppo Ala. Tra i firmatari, esponenti di tutti i gruppi parlamentari con l'esclusione del Movimento 5 Stelle. Il disegno di legge prevede multe fino a 5.000 euro per chi diffonde notizie false, o comunque esagerate o tendenziose, che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o falsi. Mentre se le bufale procurano pubblico allarme o documento agli interessi pubblici. La pena è della reclusione, non inferiore ad un anno. Pena fino a due anni invece, multa fino a 10.000 euro per chiunque si renda responsabile della diffusione di campagne d'odio online. Il disegno di legge è rivolto solamente a blog e a forum, e non a giornalisti o a testate registrate. Il mainstream diventa quindi, per sua natura stessa, esente dal raccontare favole. Ma il velo di Maya è già caduto. Adesso inizia una partita mortale per la verità. Giordano Bruno, prima che la lingua gli fosse serrata da una morsa, indirizzò ai suoi giudici carnefici la storica frase: Forse tremate più voi nel pronunciare contro di me questa sentenza che io nell'ascoltarla. Il ministero degli esteri russo pubblicherà fake news sul suo sito ufficiale, quelle della stampa straniera. Il nostro sito, annuncia Maria Sakharova, si arricchirà di una sezione dedicata alla smentita delle bufale straniere e alla reazione ufficiale delle loro vittime. Intanto il governo venezuelano ha scelto un modo diverso di combattere le fake news. Mercoledì 15 febbraio, infatti, Caracas ha oscurato le trasmissioni della CNN in spagnolo nel Paese, accusandola di distorsione dei fatti. L'ultima goccia. Un reportage sulla vendita illegale di passaporti e di visti nell'ambasciata venezuelana in Iraq. Bashar al-Assad ha accusato l'Occidente di sostenere il terrorismo. In un'intervista per la radio francese, il leader siriano ha accusato Francia e Regno Unito di aver appoggiato i terroristi dall'inizio del conflitto in Siria. Intanto, nella capitale Kazaka sono iniziati i colloqui di pace tra Damasco ed esponenti dell'opposizione siriana. Le trattative di Astana vertono su due punti principali: il rispetto della tregua e il raggiungimento di un accordo preliminare da sviluppare a Ginevra a fine mese. Nel frattempo continuano gli scontri nella Siria settentrionale. Mentre i turchi sono impegolati in una guerra urbana contro i terroristi a Delbab, le truppe siriane procedono nel territorio di Daesh in direzione delle Ufrate di Manbij, già occupata dai curdi. Se l'avanzata siriana avrà successo, l'esercito turco, bloccato del Bab, dovrà dire addio all'agoniata offensiva su Raqqa.